Allora, buongiorno a tutti. Vediamo se siamo in diretta. Eccoci qua, buongiorno, diretta Facebook, diretta Instagram. 1º maggio e anche oggi è un giorno di quarantena. Io vorrei che da questa giornata di festività, particolarmente importante perché il 1º maggio di quest'anno è un 1º maggio ancora più importante degli altri, potessimo imparare tutti insieme qualcosa. E quello che c'è da imparare, secondo me, è che il lavoro è ancora più importante in questa fase rispetto a tutte le feste precedenti, a tutti gli anni precedenti. Allora, intanto buongiorno, saluto tutti i vari messaggi che sto ricevendo. Roberto scrive: tanto piove, dove vuoi andare? Vabbè, questa è una battuta neanche malaccio. In realtà, piano piano si sta ripartendo con un po' di fatica, con molte preoccupazioni, con le opportune esigenze di sicurezza, ma per esempio in Toscana da oggi si può tornare a fare footing. Quello però che è importante e per me è l'elemento chiave su cui vorrei dire la prima delle cose che vorrei condividere con voi oggi in questa diretta Facebook, diretta Instagram, è che il lavoro oggi rischia di diventare una chimera per chi non è garantito. Cerco di essere chiaro, perché sennò sembra che si sottovaluti la sofferenza di chi ha un posto di lavoro fisso. Però chi ha un posto di lavoro fisso, che sta soffrendo gli effetti della quarantena come tutti, sa che alla fine del mese lo stipendio gli arriverà. Chi è già finito di lavorare, chi è in pensione, chi fa il dipendente di una grande azienda, sa che ha molte, molte difficoltà, molti disagi da questa terribile pandemia e dalla quarantena. Però sa anche che alla fine del mese comunque lui porterà a casa lo stipendio. C'è una fetta di persone, c'è una parte della popolazione italiana che non è maggioritaria, per cui nei sondaggi si dice: ma la maggioranza è d'accordo, la minoranza e basta, si lamenta. Ma questa parte minoritaria sono i lavoratori autonomi, i commercianti, i piccoli imprenditori che lottano per creare lavoro e per dare occasioni di crescita. Tutte queste donne e uomini oggi sono terrorizzati, sono i liberi professionisti, sono gli architetti. Sono le persone che hanno visto come gli artigiani bloccato il lavoro, sono quei commercianti che non battono più uno scontrino, ovviamente essendo quasi tutti chiusi, ma sono anche quei gli artigiani che non possono più fare i lavori. Ecco, questo passaggio, scusatemi, ma è molto importante. È molto, molto, molto importante. E non me ne importa niente delle polemiche, poi ci arriveremo, ma questo elemento della differenza tra garantiti e non garantiti va sottolineato con grande forza. Allora, è il 1º maggio, è la festa del lavoro, ricordiamo, ahimè, una terribile strage di lavoratori, il pensiero a tutte le vittime del lavoro, il pensiero a tutti coloro i quali in questa giornata ricevevano le stelle, un premio, un riconoscimento da parte della Repubblica, un pensiero a tutte le lavoratrici e i lavoratori, ma un pensiero anche e soprattutto a chi il lavoro rischia di perderlo. Perché, e finisco il primo punto, attenzione, i numeri di questa pandemia sono stati e sono tuttora molto tristi, devastanti dal punto di vista sanitario. In Italia ormai siamo vicini ai 30.000 morti, però i numeri sanitari iniziano a vedere dei miglioramenti. Bene dirlo con forza perché tutti gli indicatori negli ultimi giorni sono in discesa, del resto in tutto il mondo, ma non in tutto il mondo, ci sono alcuni paesi in cui sta crescendo, penso soprattutto ai paesi africani e non solo, però ieri la nave ospedale da campo che era arrivata a New York, che aveva avuto una eco incredibile, ha lasciato New York ed ha abbandonato perché il proprio compito è stato assolto. Insomma, il punto fondamentale è che i numeri in tutto il mondo vedono finalmente iniziare la discesa. In Italia non credete a chi vuole terrorizzare dal punto di vista psicologico. Sono in discesa i tamponi positivi, quindi i contagiati, sono in discesa i numeri delle persone che sono in terapia intensiva, che poi è il vero dato fondamentale. Tutto il resto, paradossalmente,
è meno rilevante ai fini sanitari, perché l'elemento di dramma che noi abbiamo avuto e per il quale ci sono state tutte le modifiche e le norme che sappiamo è che a un certo punto sembrava che andassimo al collasso delle terapie intensive. Questo avrebbe causato problemi non solo ai malati di coronavirus, ma a tutti i malati. Bene, il numero di terapie intensive da ieri è sotto i 1700, 1694. Io vi dico i numeri, perché quelli che giocano sulla paura non fanno un buon servizio alle persone. Quando c'è stato il momento di massimo picco, il momento devastante, drammatico, le terapie intensive erano più di 4.000, le terapie intensive occupate dai malati di Covid. Oggi noi abbiamo aumentato i posti delle terapie intensive, seguitemi, i posti in terapia intensiva sono diventati da 4.500, sono raddoppiati fino a 9.000. Quindi noi abbiamo uno spazio maggiore di prima e abbiamo una richiesta, viva Dio, fortunatamente minore perché siamo passati da 4.000 a 1.694. L'altro giorno è uscito un documento inspiegabile, metodologicamente ridicolo, che ha detto che rischiavamo di arrivare a 151.000 malati in terapia intensiva all'8 di giugno. È un modo di concepire la comunicazione istituzionale tutta basata sulla paura. La realtà è questa. Il coronavirus è una bestia terribile, ha fatto 30.000 morti, è una pandemia devastante e dovremo conviverci a lungo. Ma i numeri della pandemia sono in diminuzione. Quello che sta invece peggiorando è la situazione economica e oggi, 1º maggio, dobbiamo dirlo. Dobbiamo dirlo. Il 1º maggio va detto che noi rischiamo di avere non soltanto il PIL a meno 4,7% come nel primo trimestre, ma un disastro occupazionale nella seconda metà dell'anno. Ecco perché io dico, ragazzi, senza esagerare, non con superficialità, non dicendo riapriamo tutto, ma ripartiamo. Ripartire è un dovere. Ed è vero che è più facile fare politica giocando sulla paura, ma è più giusto giocare sulla speranza e dare un orizzonte e una prospettiva agli italiani e agli italiani. Io avverto la responsabilità nel mio piccolo, non ho più il ruolo di primo piano, ma nel mio piccolo avverto la responsabilità di dire bisogna piano piano ripartire. Anche perché se chiude il pizzaiolo al commerciante della strada, il problema non è soltanto per quel pizzaiolo o per quel commerciante, ed è un problema grave naturalmente perché sono famiglie che perdono il posto di lavoro, ma quando chiude quel commerciante o quella pizzeria, l'intera strada è meno sicura, è meno bella. Quando i centri commerciali naturali saltano, si produce un effetto forbice. Quelli che hanno i soldi continuano ad averne di più. Gli Amazon di turno continuano ad arricchirsi. Le persone di quello che era il ceto medio continuano a indebitarsi e a fallire. E la sicurezza delle nostre città è più a rischio. Perché? Perché in quelle strade non c'è più il presidio naturale che era il rapporto tra le persone. L'umanità prima ancora dell'umanesimo. Questo è il primo punto. Il mio augurio per il 1º maggio è non dimenticare chi è indietro, i non garantiti, gli autonomi, le partite IVA, le persone che rischiano più delle altre. Primo punto. Secondo punto. Ieri io sono intervenuto al Senato. È stato un intervento che io credo abbia voluto dare un messaggio molto forte al Presidente del Consiglio, naturalmente, ma anche a tutte le forze parlamentari presenti in Parlamento. E il messaggio è questo: noi sappiamo che tutti stanno cercando di fare del proprio meglio, ma per fare del proprio meglio bisogna dare liquidità alle imprese, bisogna andare di corsa a mettere gli strumenti finanziari perché i soldi che derivano dal governo non siano una partita di giro che torna in mano alle banche attraverso un prestito garantito che serve più agli istituti di credito che non ai piccoli. Abbiamo detto che bisogna a tutti i costi occuparsi dei grandi temi che ci stanno venendo addosso, a cominciare dal fatto che tutto il mondo sta cambiando, intelligenza artificiale, robotica, sostenibilità. Ho detto questo. Poi ho detto quello che penso al Presidente del Consiglio sulla Costituzione. Voi sapete che io non credo possibile che un Presidente del Consiglio, comunque egli si chiami, possa decidere se il fidanzamento è stabile o saltuario, se l'amicizia è vera o finta, se l'autocertificazione modello numero 7 debba contenere degli elementi che
costringono la persona a spiegare ai poveri agenti di polizia municipale: sto andando da tizio perché saranno fatti tuoi. O puoi andare o puoi non andare. Se puoi andare devi avere delle regole, se non puoi andare devi stare a casa. Non puoi pensare che lo Stato arrivi a mettere il naso dentro la tua vita, perché questo è stato etico. E per me questo è un passaggio costituzionalmente molto importante. Naturalmente, in questo intervento che ho fatto e che è seguito da un passaggio molto chiaro, ho detto: Presidente del Consiglio, io non faccio nessuna manovra di nascosto, io te lo dico in faccia, guardandoti negli occhi. Se vuoi la strada della politica, noi siamo con te. Se vuoi insistere sui contenuti di cui noi abbiamo parlato, e penso che continueremo a farlo nelle prossime settimane, noi siamo con te. Noi non vogliamo minimamente nessuna discussione polemica fine a se stessa. Se però qualcuno vuole scegliere il populismo, faccia pure, ma senza di noi. Tutto lì, molto semplicemente. Io non credo che l'obiettivo di oggi sia aumentare il consenso dei followers Facebook o guardare i sondaggi. Oggi il problema è capire come, davanti a un disastro occupazionale, la politica, quella seria, riesce a dare delle risposte. E il Presidente del Consiglio deve sapere che se lui vuole fare politica, noi saremo con lui. Se lui vuole fare populismo, noi non saremo con lui. Quindi la scelta non è nostra, di Italia Viva, è del Presidente del Consiglio. Su quel discorso di ieri ci sono state molte discussioni, ho ricevuto tantissimi suggerimenti, complimenti, condivisioni, vi ringrazio molto, per me è un aspetto importante ricevere i vostri feedback. Mi è dispiaciuto che ci siano state delle polemiche strumentali su un passaggio, peraltro un passaggio che mi commuove molto e che mi fa sobbalzare il cuore, tant'è vero che ne avevo già parlato, vale a dire dei morti di Bergamo, di Brescia, del Nord. Per me in questa vicenda, lo sapete, voi mi avete seguito, l'idea che una persona possa morire da sola mi fa uscire di testa, perché la morte è comunque un'esperienza che ciascuno di noi dovrà vivere, e dovrà vivere da solo, certo. Però il fatto di poter avere accanto degli occhi amici, di poter avere accanto una mano da stringere, poter avere accanto qualcuno che sa il tuo nome, che sa la tua storia, per me fa la differenza. E su questo tema vi prego, ho una sensibilità particolare, a maggior ragione per tutte le cose che ciascuno di noi vive nella sua esperienza personale, ma anche per i libri, le riflessioni, gli articoli che in questi giorni sono usciti sull'argomento. Quando io ho visto, ad esempio, uscire il corteo delle bare portate dall'esercito dall'ospedale di Bergamo, ho letto un articolo incredibile di una persona che diceva: la cosa che sconvolge è l'anonimato, oltre che l'immagine devastante, è l'anonimato, non sapere chi c'è dentro, il nome, non conoscere la storia. C'è questo elemento della dimensione umana, per me è fondamentale. Ieri io ho fatto un passaggio, come avevo fatto 20 giorni fa, allora ringraziando gli alpini di Bergamo e la comunità di Bergamo, e ieri sottolineando un aspetto del carattere dei lombardi, dei bergamaschi e dei bresciani: tutto era tranne che un attacco. Penso che chi ha voluto strumentalmente fare polemica su questo, in qualche misura cerchi un appiglio per alimentare lo scontro. E io non posso accettare di polemizzare su queste cose. Quindi l'intervento è lì. Chi lo vuole vedere lo vedrà. E vede una persona che dà delle idee, che propone delle cose, che esprime un proprio pensiero, le proprie passioni, il proprio cuore. Tutto il resto lo lascio a chi ha voglia di fare polemica, e ne resto 1 miglio, 2 miglia, 10 miglia lontano. Io non rilancerò polemiche incredibili, per me assurde, su una cosa per la quale credo che si debba avere soltanto silenzio e rispetto. Terzo punto, oggi da condividere con voi, è il 1º maggio, 5 anni fa partiva l'Expo di Milano. E l'Expo di Milano, come in questa settimana il Ponte di Genova, sono l'esempio di un paese che riesce a ripartire. Io vorrei dare questo messaggio: se vogliamo davvero rilanciare l'Italia, e dobbiamo farlo, non soltanto dobbiamo ripartire in sicurezza, mascherine, guanti, ammuchina, tutto il resto, chi vuole ripartire, chi vuole rilanciare, deve sapere che serve il piano shock, cioè sbloccare i cantieri. L'Expo 5 anni fa, e ce lo ricordiamo quel giorno, è stato un grandissimo successo che ha fatto ripartire Milano, ma contemporaneamente, lasciatemi dire, che il Ponte di Genova, che Pompei, che tutti i vari esempi di sburocratizzazione possono fare la differenza. Di questi temi
parlerò nelle news che vi invio tra qualche minuto. Adesso vi auguro di vivere un buon pranzo con un'ultima considerazione prima di salutarci che riguarda la scuola. È il primo di maggio. Come sapete, io avevo un'idea molto hard, quella di rimandare a scuola almeno le terze medie e i ragazzi della quinta superiore, o perlomeno quelli della quinta superiore. Cioè, io avrei voluto vedere questi ragazzi impegnati perché l'esame di maturità, ha scritto Paolo Giordano, è il primo momento in cui prendiamo sul serio i ragazzi e li facciamo davvero diventare adulti. Ed è un peccato che non possa essere fatto come avremmo meritato e come avrebbero meritato. Tuttavia, quello che mi sembra importante è ricordare il tema della scuola, perché non se ne parla mai. Si parla di questioni secondarie, si rincorrono i runner con l'elicottero o si parla della certificazione burocratica del fidanzamento saltuario stabile, ma c'è un'emergenza scolastica che è devastante. Allora, uno, facciamo l'appello al ministro Azzolina. Avete scelto di tenere chiuse le scuole? Bene, rimettetele a posto, perché se i cantieri della scuola non saranno pronti a settembre, sarà una sconfitta per tutti. Due, date chiarezza sulle regole dell'esame di maturità, perché i ragazzi che quest'anno fanno la maturità meritano la nostra attenzione e il nostro rispetto. Non è pensabile che arrivino al primo di maggio senza sapere ancora che tipo di esame dovranno fare. Di tutte queste tematiche torneremo a parlare. Io continuerò, come ho sempre fatto in questo periodo di quarantena, a non mancare un appuntamento in Parlamento. Quando sarà possibile parlerò, come è giusto che sia, per portare avanti la nostra voce, le nostre proposte. Quello che però è fondamentale è che tutte e tutti sappiamo che questa festa del lavoro è una festa del lavoro particolare. Se noi non ci diamo una smossa, milioni di italiani perderanno il posto di lavoro. Oggi che i dati sul coronavirus finalmente ci fanno essere ottimisti, prudenti, pacati, attenti alla sicurezza, ma ottimisti, oggi che vediamo dei dati di miglioramento delle terapie intensive, oggi dobbiamo renderci conto che in terapia intensiva rischia di andare il nostro mercato del lavoro, le nostre aziende, le nostre imprese. E se queste aziende saltano, poi non ripartono più. Ecco perché, con il cuore in mano, vi dico, con sicurezza, prudenza e intelligenza, ma bisogna ripartire. E io voglio che tutti insieme lavoriamo per un'Italia che riparte. Grazie a tutti, buona giornata e buon appetito.